Benvenuti ad Extra Show, il nuovo show meraviglioso qui su Barbascura Extra, il secondo canale in bassa risoluzione ma alto contenuto di lattice XXL, ovviamente. E cosa sta succedendo? Perché questa cosa? Ogni tanto mi piace cambiare, mi annoio facilmente. Era più di un anno che stavamo lì su quel set così, facevamo le cose uguali. Ho detto cambiamo ed eccoci qui, tutto diverso. Cosa è cambiato davvero? Un cazzo, è la stessa cosa, non tanto che c'è il set così. Ringraziamo il pubblico che è venuto a trovarci da tutta Italia. Grazie San Siro! Sì! Il montatore potrebbe aver montato a questo punto le immagini di un teatro che è il nostro, perché non si vede. Il bello è che voi non vedete, ma io ho le pantofole al momento. Bellissimo. Che siate là tutti quanti con la copertina, i taralli abbracciati. E state là proprio. Se facessi, cioè se faccio il programma lo voglio così, tutti quanti con le copertine. Qualcuno di voi potrebbe anche notare che questo set somiglia vagamente a quello di The Commentary, il programma che ho fatto per Comedy Central. È proprio quello, tanto era nel mio studio, ho detto possiamo riciclarlo perché mi piaceva molto. È legale questa cosa, è passato un anno, quindi decido io, sì. Ciao, spero che vi vada bene. Ma sicuramente sì. Andate a vedere il The Commentary, così almeno sono felice. Va bene, insomma, noi iniziamo. Io sono vestito da Amadeus per una ragione ben precisa. Ho un guardaroba di merda. Allora, maschi monogami di tutto il mondo, l'avete visualizzato nei vostri più reconditi sogni. Ne avete sentito parlare nelle leggende urbane, subito prima di A mio cugino e subito dopo le vipere lanciate dagli elicotteri. Lo avete desiderato, agognato e voluto fortemente. Benvenuto YCT529. No, Elon Musk non ha avuto un altro figlio attraverso la mitosi. Stiamo parlando del nuovo farmaco anticoncezionale maschile senza ormoni, più comunemente chiamato il pillolo. Ah, hai capito? Questo è marketing. Il pillolo. Gettate i preservativi nello scarico, or dunque così finiranno in mare e proteggeranno le nostre coste dalla riproduzione del granchio blu, perché è così che funziona. Recentemente questo farmaco è entrato in fase di sperimentazione clinica e con buona probabilità lo vedremo sui scaffali delle nostre farmacie più velocemente di quando scatta il verde al semaforo mentre ti sei slacciato la cintura per raccogliere i portafogli che ti è cascato tra lo sportello ed il sedere. Il pillolo! Ho capito comunque che la notizia interessava parecchio dal tenore dei commenti che ho trovato sotto al post che abbiamo fatto sulla banana di Newton, che per chi non lo sapesse è la pagina divulgativa che gestisco con la mia redazione di Bonobi sugli altri social, che tra l'altro sono qui presenti. Fate schifo! Fate schifo! E quindi mi accingo a leggervi alcuni dei commenti che abbiamo ricevuto. Cioè, spari aria o spari colpi della Nerf? Compare, non so come funzioni il tuo, forse non voglio saperlo. Cioè, non ho capito, quindi non si viene? Si viene senza venire? Spero non sia una supposta, che poi è un dubbio legittimo. La fila di aspiranti sparatori a salve, ma dov'è la poesia del salto della quaglia? Che fine faranno questi onesti lavoratori della Durex? E no, non sono un maschio tossico, ma sì, mi sto intossicando. Qui c'è della poesia comunque. Ma oltre alla pillola danno anche qualcuno con cui provarla? Ti piacerebbe. In generale una cosa mi è chiara: molti sono confusi della notizia e della sua applicazione, il che è un modo gentile per dire che non si è capito un cazzo. Ah, con questo farmaco ora che cazzo sto dicendo? Ah, con questo farmaco ora ci sarà un'ondata di malattie venere, tutti a scopare con tutti senza preservativo. A parte che se esistesse una pillola che ti permettesse di scopare con tutti, sempre, ovunque, dove si firma? E poi no! Hai detto cagate, oh mio bimbo Gigi fagotto di bile. Prendere il pillolo, al pari di prendere la pillola, non è un magico lascia passare che ti permette di infilare il tuo bancomat nei post di tutte le tabaccherie di Caserta. Per i rapporti occasionali il preservativo rimane d'obbligo. Scegliete il vostro preferito, basta che lo usate. Il mio è alla banana. O usate qualsiasi altro strumento che ti scherma dal contatto diretto, tipo il celofan, una busta della spesa, un muro di cemento armato, la famigerata protezione completa. Pratico il sesso sicuro. Anch'io, amore. E poi esiste anche il preservativo femminile. Il preservativo femminile, lo avete mai provato? No? Manco io! È una leggenda, come la porzione per due per i tortellini Giovanni Rana, mentitore infame. Infili il sacchetto nel cestino e quando è pieno si butta nella monnezza.
butti nella monnezza tutta la tua futura prole, perché è lì che deve stare. Facile, alternativo, e come il guanto più amato, ti evita le trasmissioni di potenziali malattie venere. Inseminatori e inseminate di tutto il mondo, dunque, questo è quello di cui parleremo oggi sul secondo canale in bassa risoluzione, dove le tecnologie le mettiamo davanti a tutti, perché a sto giro metterle lì dietro fa un certo effetto. Io, il dottor Barbascura X, sono stato concepito in una stalla la notte di Ferragosto tramite l'imposizione di una mano su una Escort. Una Ford Escort. Per crescere e divenire il profeta della... Ma non è il momento, sto registrando! Dicevo, è divenire il profeta della mala divulgazione per parlarvi del pillolo. Come funziona? Cosa c'è dentro? Che differenza c'è con quella femminile? È vero che se ne prendo una mi rientra il cazzo e mi sbatte contro la scatola cranica? Posso finalmente assaggiare il sacro latte senza il timore di restare incinto? Ecco, lo scopriremo qui. Sono qui apposta alla fine per rispondere a tutte le vostre domande. Ma prima un piccolo momento con il nostro sponsor di oggi. Avete visto la mia carta di debito? È di metallo! Quando pago la sbatto sul bancone e si fa silenzio in sala, tutti impressionati. Questa è la carta fisica Metal Revolut e questo è il miglior modo che ho trovato per nascondere il mio nome. Per chi non lo sapesse, Revolut è una banca digitale che permette di aprire un conto online in 5 minuti e che fornisce sia carte fisiche che virtuali. Ci sono diversi conti, alcuni gratuiti, altri avanzati a pagamento, dipende da cosa vi serve. Questa la uso ovunque e con ovunque non intendo solo in pizzeria o al kebab baro, ma anche online. E sai perché? Perché ci sono sconti fino al 30% e cashback fino al 5% su un sacco di brand. Festoni! E a noi piace tantissimo risparmiare, cioè a me piace un sacco. Ma non solo, vi faccio un esempio. Ho trovato una mia Polaroid a 30 euro su un sito sicurissimo di ricatti che mi ha segnalato mio cugino Armando. E tu direi, wow, hai deciso di farti fregare? Sì, ma no. A differenza di Armando. Con Revolut ho potuto creare una carta virtuale monouso gratuitamente, valida per una singola transazione. Insomma, un po' di sicurezza in più. Perlomeno adesso la Polaroid è mia. Con l'integrazione PagoPa di Revolut puoi pagare direttamente tasse, bollette e multe direttamente dall'app e senza commissioni. E puoi usarle per prenotare hotel, case e vacanze quando viaggi, con tariffe super esclusive e cashback fino al 10%. Ma ha anche altri vantaggi. Ad esempio ci dà statistiche in tempo reale su come spendiamo i nostri soldi. Nel mio caso pizza, taralli e puttanate. E soprattutto ci monitora gli abbonamenti e questa è la svolta. Dall'app infatti puoi controllare tutti gli abbonamenti che hai sottoscritto ed eventualmente bloccarli e ti avvisa quando sta per finire qualche periodo di prova per evitare di rinnovare abbonamenti. Insomma, passa dal link che vi metto in descrizione così da provare i loro servizi e capire meglio qual è il piano che fa più a caso tuo. E dal link ti danno pure 20 euro di bonus, non abbastanza per una Polaroid ma abbastanza per una pizza Hawaii, una pessima pizza Hawaii pagata con Revolut. E che vuoi di più? Ma torniamo a parlare delle pillole che evitano precipitose e fughe in Messico. La pillola più famosa che conosciamo è quella femminile, che è a base ormonale e contiene diverse quantità di estrogeno e progestinico. Lo scopo della pillola è prevenire l'ovulazione e altre cose che mo vi dico. Lo so, mo mi direte che per evitare di copulare bastava indossare le ballerine da uomo. Lo scopo ludico della pillola è che puoi rompere la diga e inondare vasti campi elisi. Un'emozione incredibile per chi è abituato al guantino, che quando vieni la prima volta in libertà ti senti come uno di quei cavalli che vengono portati sul prato per la prima volta. Mio Dio, è questa la vita! Quello è esattamente il modo in cui si sente il mio cazzo dopo anni di costrizione in lattice. Ma vi ricordo che questo lo potete fare solo per rapporti non occasionali. Altrimenti il cavallino sull'erba come minimo si becca il morso avvelenato di un commercialista e succedono cose brutte. Tipo, gli cade il pene, è quello che succede. Saluto il mio commercialista. E poi non avrete più pane per il pene, ma solo pene per ogni pane che il pene non può penetrare. Ed è una pena che si pone al pene senza pane. Pensateci, pensateci bene! Queste sono cose per cui non si può vivere. Pensateci bene. Pensateci bene. Comunque, vediamo come funziona la pillola, quella femminile. E sì, sono assolutamente titolato per parlarvene. All'occasione sono anche ginecologo, endocrinologo e alla fine della visita vi pulisco pure i vetri della macchina e per due taralli vi riaccompagno a casa. È interessante a quanto pare. Per capire le differenze fra le due pillole vi devo parlare del ciclo mestruale, quella cosa che a quanto pare fa accapponare la pelle al popolo maschile che si rifiuta di parlarne in pubblico e di pensarlo nel privato. Per un'unica ragione: non dare adito a quella voce che rimbomba nella tua testa quando pensi che se da lì perdi sangue vuol dire che tu non ti stai accoppiando, ma stai suturando. Ha più senso.
Questo è il follicolo ovarico, aggregato cellulare presente nell'ovaio, e ogni follicolo contiene un singolo ovocita, ovvero una cellula uovo. Zoomiamo un po' su questo follicolo ovarico. Somiglia un po' a un fico tagliato a metà, un fico che può dar vita a dei bimbo gigi, un fico molto saporito, molto saporito. Come funziona l'ovulazione? Dunque, il processo è controllato da un complesso sistema ormonale che parte dall'ipotalamo, quindi dal cervello, ed una serie di eventi a cascata portano alla maturazione del follicolo e all'ovulazione vera e propria, ovvero l'espulsione della cellula uovo dal follicolo. Se non lo espelli, lo spermatozoo non lo può incontrare, quindi spararlo fuori diventa uno step importante se vuoi un bimbo gigi nella tua vita, perché lo vuoi. Okay. Ora, nel ciclo ci sono due ormoni che hanno un ruolo speciale. All'inizio del ciclo, in quella che viene chiamata fase follicolare, i livelli dell'ormone follicolo stimolante, per gli amici FSH, ricordate, aumentano. Poi, verso il termine della fase follicolare, i livelli di questo ormone iniziano a diminuire, mentre aumentano quelli di un altro ormone, l'ormone luteinizzante, per gli amici LH, che raggiunge un picco provocando l'ovulazione. Ora, non vi avrei raccontato tutta sta cosa se non servisse a capire come funziona sta pillola. Quel che serve capire è che questi livelli di ormoni FSH e LH sono importantissimi per permettere all'ovulazione di avvenire. Ora, ricordate che vi ho detto che nella pillola sono contenuti estrogeno e progestinico? Bene, questi sfruttano un processo di feedback negativo per fermare il processo. Più progestinico c'è e meno LH abbiamo. Allo stesso modo, più estradiolo c'è e meno FSH abbiamo. Insomma, questi ormoni che stanno nella pillola fanno abbassare la concentrazione di ormoni che provocano l'ovulazione. E quindi niente ovulazione. No ovulazione, no ovuli sparati fuori. No ovuli sparati fuori, no fecondazione. No fecondazione, no vacanze estive rovinate da piccoli duce pronte a vestirsi in nero e marciare su Roma. Non lo so cosa facciano i bambini, vabbè. Sono pelati. La pillola provoca anche altri processi fisiologici, ma il grosso è quello che vi ho detto. Mo, se ci pensi, sta cosa sembra una roba super fantascientifica, no? E invece gli studi su questo processo sono abbastanza vecchi. Figuratevi che il primo a pensare di poter evitare di avere un figlio mangiando una pillolina sono stati alcuni scienziati negli anni 30. Nel 1939 Russell Merkel, professore di chimica organica della Pennsylvania State University, sviluppa un metodo per sintetizzare il progesterone da tuberi messicani. Immagina se questa fosse stata la trama di Breaking Bad. Abbiamo il professore di chimica organica, il deserto del Messico, i tuberi. Ci sta, è perfetto. Negli anni 50 sono bastati un po' di esperimenti su pazienti portoricani non consenzienti. Ok, in realtà non è una bella storia e ora mi aspetto anche che qualche fenomeno da tastiera vada a leggersela e farà dei paragoni impropri con i vaccini, ma ormai conosco i miei polli. Ma eccoci qua, con la nostra bella pillolina ormonale anticoncezionale, un prodotto senza dubbio estremamente utile per molti motivi, a partire dall'emancipazione femminile. Questa cosa strana! Ma non devi mai dimenticare che la tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma. La tua prima aspirazione? Davvero? Dagli alti colli sino alla bassa padana, fanfare suonano e l'etere ricolmo di dolci melodie. Non dimenticare, giovane balilla, Dio, patria, famiglia, che le italiche puledre abbiano un vivido ricordo, che la felicità si attarda a rimanere un ventre ricolmo di italico valore, con un avanguardista al proprio fianco. Non è tempo per i sogni, passioni, carriere, è tempo di serrare i fianchi e sfornare figli. Fatelo per la patria, fatelo per la vostra felicità. Cazzo! Anche perché a ben vedere questo potrebbe essere un mezzo busto. Ritorneremo prima o dopo. Ora si potrebbe sollevare una domanda legittima: ma perché solo le donne si devono ingollare una pillola? Non lo posso fare pure io? Dov'è la parità dei sessi, ah? Voglio la mia pillola! Voglio sparare a salve! Voglio farlo senza che nessuno tocchi le mie tubature con dei bisturi. E la risposta è: adesso si può. Certo, ci tengo a precisare che le pillole ormonali maschili esistono già, ma fanno schifo. Cioè, i risultati fanno parecchio schifo. Non sono efficaci come quelle femminili. Tanto vale fare all'amore indossando un calzino bucato sull'uccello. Almeno ti tiene caldo e ti resta in piedi. Che esperienze hai tu? Si è iniziato a cercare questa magica pillola quasi un secolo fa, e inizialmente le ricerche volevano emulare un po' quello che era già stato fatto con la pillola femminile. Infatti la pillola maschile che già esiste contiene diversi dosaggi di estrogeno e progestinico, e questi due ormoni, quando introdotti nell'organismo, possono portare col tempo a squilibri nella complessa rete ormonale che coinvolge principalmente l'ipotalamo, l'ipofisi e le gonadi. Le palle, per intendere. Vi metto qui le immagini giusto per farvi capire quanto è complessa sta roba. Per chi se lo stesse chiedendo, quelle non sono le palle, ma l'ipotalamo. Non abbiamo le palle nel cervello, non tutti almeno.
pure loro però potevano colorarlo di un colore diverso, l'ho fatto rosa. Mo gli scienziati si saranno detti a questo punto: anche i maschi hanno sta rete ormonale, no? Pasticciamo con i loro ormoni e il gioco è fatto. Purtroppo non è così semplice. Così sono nati inizialmente dei contraccettivi ormonali maschili, alcuni ancora in fase di sperimentazione. Arrivano in formato di pillolina, ma anche di iniezione o addirittura di cremina da spalmare sulla schiena e sul petto. Già, tipo il Vicks, te lo spalmi giornalmente, viene assorbito dalla pelle e tu spari a salve. Fantastico. Vicks Vaporub, niente da inghiottire, basta un bel massaggio. Per tutti questi ci sono un botto di problemi però. Oltre alla bassa percentuale di riuscita, come dicevo prima, ci stanno diversi problemi nel dosaggio. Già è un casino prendere la pillola per le donne, non te la devi dimenticare, se te la dimentichi un giorno devi iscriverti a questo canale, fare giravolte su te stessa, una capriola, un salto all'indietro e poi metterti al pari. Insomma, un impegno notevole, ma i ricercatori dicono che il dosaggio per gli uomini è anche più complesso. Inoltre c'è il problema dell'assunzione di steroidi che porta a un sacco di effetti collaterali. Insomma, e sì, effetti collaterali, perché gli ormoni che vi ho citato fino adesso sono tutti ormoni steroidei. Per alcune donne ingollare questa botta di ormoni non è uno scherzo, a volte ci possono essere delle conseguenze fisiologiche molto evidenti, anche se la percentuale di persone che manifesta degli effetti indesiderati, va detto, non è così alta. Voi soffrite di effetti indesiderati? Lei dice sì. Vabbè, un campione, uno su sei. No, pure tu? Io non la prendo più. Ma tu hai il pene, coppa. Ah, ecco cos'era. Io non la prendo più per gli effetti indesiderati. Sì, ah, ecco, ecco. Sì, sì. Allora, la statistica di questo studio dice che forse sono più di quelli che pensi. Non l'ho mai presa, devo essere sincero, quali problemi. Le conseguenze per l'uomo, invece, possono essere addirittura più visibili. In che modo? Di che effetti collaterali parliamo? Boh, cosucce tipo calvizie, secchezza testicolare o ginecomastia, ovvero l'ingrossamento del tessuto mammario. Ti escono le zizze! Programma ad alto livello comunque. Insomma, zizze, le palle secche e perdi capelli. Manca che ti metti in coda al supermercato di domenica con una coppola e fai opla quando spingi il carrello. Ecco perché l'idea di sviluppare una pillola, o meglio il pillolo non ormonale per gli uomini, è senza dubbio intrigante. Il pillolo poi promette molto bene. I primi studi indicano che ha funzionato nel 99% dei casi e gli effetti sono completamente reversibili. Significa che appena vuoi tornare a mitragliare senza sosta per ripopolare l'italico regno, basta che smetti di prenderla. Secondo l'azienda produttrice, la Your Choice Therapeutics, perché sì, che comunque è un bel nome per un'azienda, l'ho scelto bene. Entro la metà del 2024 avremo ulteriori risultati, quindi per ora molto interessante, ma aspettiamo e vediamo. Vi ricordo che nel caso l'alternativa è la vasectomia, una roba per carità da day hospital. Non si sente niente, dicono, però io personalmente non sono mai stato troppo a mio agio pensando a qualcuno che smanetta con i miei testicoli, specie se non c'è l'insegna del centro massaggi. A proposito di vasectomia, ci tengo a precisare che esiste un'altra nuova ulteriore alternativa: l'iniettarsi dell'idrogel direttamente nello scroto. Sì, ha fatto male anche a me pronunciare questa frase. Fatto male a me e non ho lo scroto, quindi. Comunque sì, c'è un sacco di ricerca su come donarvi la spruzzata innocente. Questa è una specie di vasectomia completamente reversibile sviluppata dall'azienda biotech Contraline. Perché ho detto adesso in francese? Contraline. Va intesa come una specie di spirale per uomini. In pratica ti iniettano dell'idrogel nei dotti deferenti, che già qua i due canali comunque trasportano spermatozoi maturi. Per chi non lo sapesse, l'idrogel è una sostanza composta principalmente da acqua. Secondo questa azienda bastano 30 giorni per ridurre del 99% gli spermatozoi motili. Il tutto senza effetti collaterali particolari. Immagino un po' di prurito all'inizio, quindi vabbè, insomma. Con questa soluzione comunque gli spermatozoi non arriverebbero proprio nel liquido seminale. Quindi insomma, scegliete il vostro metodo anticoncezionale preferito, se calarvela dall'alto o iniettarvela dal basso. Ma torniamo comunque al nostro pillolo, che comunque al momento sembra una soluzione interessante, quantomeno perché è meno invasiva. Basta un sorso al giorno, pillolina, e passa la paura. E rispondiamo così anche alla domanda: non è a base di ormoni, ma allora come funziona questo pillolo? Questo pillolo fa diverse cose, tra cui agisce come inibitore del recettore alfa dell'acido retinoico. E che vuol dire? Questo recettore è uno dei responsabili della produzione di sperma, quindi inibendolo si evita la sua attivazione e quindi la formazione di nuovi spermatozoi splendenti. Inoltre bloccano lo sviluppo delle cellule germinali, ovvero lo stadio prima degli spermatozoi, per intenderci, e quindi rallentano i movimenti di questi ultimi e tante altre piccole cose che ora non vi racconto perché hai due palle.
appunto. Il risultato comunque è sempre lo stesso. Tutta questa storia è possibile solo ora grazie alle nuove tecnologie che ci permettono di fare editing genetico da paura, come la CRISPR-Cas9, che vi ho già raccontato abbondantemente negli altri episodi e vi ho rotto le palle letteralmente. Approfondirò in futuro, lo prometto, continuo a dire questa cosa ogni due mesi quindi prima o poi succederà. E a questo punto rispondiamo alle domande che ho visto porre più spesso, ovvero: ma rincoglionisce i miei spermatozoi? Quanto dura l'effetto? Ma sbrollo o non sbrollo? Resta commestibile? Ha lo stesso sapore? Che sono domande sensate comunque. Miei cari amici pene muniti, anche voi qui in sala, ascoltatemi attentamente. Le vostre potenti eiaculazioni non hanno nulla da temere, dato che bloccano la formazione degli spermatozoi. Tutto ciò che accadrà è che si produrrà un liquido seminale scemo, acqua distillata magicina tipo Gaviscon, però inefficace. Un battaglione senza battaglia, una partita di beach volley con un solo arbitro, una corsa di cavalli senza cavalli, Mila senza Shiro. Quindi a livello di soddisfazione non avete nulla da temere. Per la durata dell'effetto invece non si sa ancora, aspettiamo i trial clinici e vediamo che succede. Comunque oggettivamente è una figata. Ora la gente si preoccupa che la pillola maschile rischi in qualche modo di far scoppiare questa epidemia in cui tutti scopano con tutti. Ma scusatemi un attimo, non sta già succedendo? Non è già così? No. Cioè, no. Come no? Cioè io qui per anni ho professato l'amore. L'amore, sempre l'amore, no? L'amore è attorno a noi. Lasciate che l'amore venga. Che venga. I rapporti occasionali ci sono e ci saranno sempre. Non per loro, a quanto pare, però sì. E per quelli, in ogni caso, è indispensabile il preservativo, pillolo o non pillolo. Esattamente come con la pillola. Se ti accoppi con un partner che hai conosciuto la sera stessa in discoteca mentre ballava la Macarena sulle note di Dragon Ball GT con gli occhiali da sole e la camicia aperta sino alle caviglie e dici no il preservativo toglilo che tanto prendo la pillola, vuol dire che hai un ping nel cervello con tempistiche da resurrezione di Cristo. E sia un maschio o una femmina a prenderla poco cambia in termini di trasmissione di malattie venere. Uno dei due se lo deve mettere, sto Batman, il lattice, che come il Cavaliere Oscuro ti protegge. Questa era brutta, mamma mia. La pillola e il pillolo servono per i rapporti non occasionali. Le coppie che fanno all'amore in modo teoricamente esclusivo, teoricamente, possono usare. Quindi qui stiamo semplicemente facendo un ulteriore passo in termini di parità. Siete una coppia? Non volete figli? Decidete che uno dei due deve prendersi e accollarsi sta pillola? Ci sono ragazze che hanno troppi effetti collaterali a causa degli ormoni steroidei e questa volta è la volta buona che il ragazzo dica vabbè, la prendo io, tranquillo, ho sempre amato i fucili con il tappo. Volete un tasso di insuccesso nella paternità maternità che rasenta la quarta stagione del Trono di Spade? Prendetele entrambi e poi vi addormentate sul divano. C'è però un ultimo pensiero che mi preme condividere. C'entra poco, ma dato che si parla di anticoncezionali, ve lo faccio presente. È una considerazione che ho trovato in un libro di Franz De Waal, al momento il più grande primatologo esistente, che si interrogava sul ruolo del preservativo e sul perché fosse così difficile da inculcare, specie in quelle popolazioni nelle aree più povere del mondo con un'incidenza elevata di malattie venere, dove il numero di gravidanze indesiderate era assai superiore alla media mondiale. Ecco, se ci pensate, il peso della gravidanza non intenzionale non ricade in modo proporzionale sui due tizi che hanno partecipato a rapporto. L'uomo viene, ma la donna si accolla 9 mesi di gravidanza che, se avviene in situazioni di estrema povertà, comporta altre problematiche. E qui arriva il profilattico. A chi viene dato il compito di infilare il guantino? Guantino che se non hai dovresti dire vabbè, oggi non si scopa. Guantino che riduce la sensibilità e quindi buh, che noia. Chi è che se lo deve mettere? Ah, il membro della coppia che ha meno da perdere. E la domanda quindi rimane: perché nessuno ha puntato sul profilattico femminile, porco cane? Perché il mondo ci nasconde questa incredibile innovazione tecnologica? Qualcuno di voi ha mai provato il profilattico femminile? No. No. Io l'ho aperto e ci ho giocato. Questo fatto è stato il mio unico. Aspetta, voglio approfondire questa cosa. In che senso? Che ve ne hanno regalato uno, tipo. Ma com'è? Una specie di anello. È un anello che si è un profilattico normale, solo che è enorme. Enorme, sì. Esatto. Sì, e quindi te lo infili dentro e rimane dentro. E rimane. Cosa ci hai fatto i palloncini? Sì, no, l'ho aperto e. Le bolle. E così abbiamo anche risposto: come mai non funziona questo profilattico femminile? Una l'aveva preso e vabbè. E così siamo venuti
Al termine di questa nuova meravigliosa puntata di Ma il getto è potentissimo, perché non funziona? Dove oggi il disagio è stato distribuito in pillole e l'amaro che sentite in bocca potrebbe essere diluito. Noi ci vediamo come sempre di consueto lunedì prossimo alle 14 per spruzzare scienza sulle vostre vogliose teste. Scusate, ma è vero che posso farmi le seghe senza il profilattico? Sì, sì, puoi farlo. Incredibile.